Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti sul circuito di Hermanos Rodriguez per il secondo round delle pre-season 2023-2024. Dalla cabina di commento vi parla il buon Simone Fracchiolla in Artes Dem. Questa sera in cabina di commento, anche in fase di regia, se possiamo dirla così, abbiamo buon Raffaele Lirosci. Ciao Raffa, buonasera. Buonasera. Ovviamente gli esperti della regia sono forniti dal buon Marco Luconi. Ciao Marco, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. E dunque ci lanciamo in questo circuito che dopo la settimana scorsa in Belgio ci lanciamo in Messico, dove una pista con tanti rettilinei molto lunghi dove si possono effettuare sorpassi, ma soprattutto vedremo alte velocità per i nostri piloti. Si sono già lanciati e vediamo subito i tempi registrati con subito Teo 1:16.5 per il pilota della Williams questa sera. Poi c'è ovviamente Ricky e Michael a pochi decimi da Teo. Raffa, io considerazioni per quanto riguarda questo GP, perché abbiamo visto alcuni piloti già nella scorsa settimana, ma alcuni non li abbiamo ancora visti, tipo Tex, Tartaruga e Toppinchester in azione. Sì, hai davvero ben detto, più che la considerazione per il GP è la considerazione per la pre-season, che i vari piloti nelle varie categorie nel corso già della scorsa settimana hanno cominciato, stanno andando ad affrontare, e è una lobby diciamo a ranghi tra virgolette ridotti, questa dedicata alla 50%, e però ci sono nomi interessanti che cercano conferme. Ad esempio stiamo inquadrando in questo momento Toppinchester, che dopo qualche annata in Master League un po' faticosa, soprattutto da quando è stato introdotto il sistema dei danni al fondo, non è riuscito più a brillare come fece nel 2019 andando a vincere il campionato della Sport, e qui Topping ha avuto un po' di ostruzione da Leopoldo, credo, visto che l'Alpine comunque sta cercando spazio. Leopoldo che in un modo colorato va lungo e si fa fuori, si toglie di mezzo in questo modo, e comunque diciamo piloti a caccia di conferme, magari ritrovarsi, così come dicevi a microfoni spenti per Canino, che ha avuto una prima settimana difficoltosa, alcuni ragazzi anche con la console, insomma i primi chilometri sul gioco che vanno ad affrontare direttamente in pre-season e non con una lunga preparazione nel corso dell'estate, si sono riposati, hanno ricaricato le batterie, hanno ricaricato l'ERS, e sarà interessante anche valutare Tex, che lo conosciamo, soprattutto la parte di Fit e la community a ruote coperte, quindi i vari ragazzi su Project Cars sono interessanti. Di Dodo 51.168 che sta uscendo in questo momento dai box, un po' laggante sembrerebbe, nel mentre va a scaldare le gomme, è un nome che bisognerebbe affiancare alla Master League, perché Dodo la Master siamo lì, quindi insieme a Ivarov eccetera, e Spimas, Salvo Foti, Ricky Best, Matteo Teo, che ecco forse Matteo è quello stato più chiacchierato a livello di pura velocità che mi è apparso nel corso dell'estate, ha partecipato a diverse social anche. Teo più che altro io lo conosco, cioè nel senso non conosco lui principalmente, ma come guida lo so bene, perché è veramente un pilota veramente veloce nel giro secco, e settimana scorsa addirittura ha dato 8 decimi nei confronti di Alessio Fiorino, che diciamo che lui, Alessio, è un pilota veramente molto veloce sul giro secco, ma tendenzialmente la settimana scorsa non è stato un granché. Ecco, può anche darsi che magari non si sia riuscito ad allenare benissimo per quanto riguarda il giro secco, però comunque il passo gara ce l'aveva per riuscire a tenere Teo nelle tornate del Gran Premio del Belgio. Torniamo intanto un attimo in pista, perché si sta per lanciare Michael, che dovrebbe essere uno dei primi a lanciarsi. Si è praticamente lanciato, non credo, Dodo? Sì, Dodo, che ha fatto in un'annata nella quale abbiamo anche visto che insomma scaldare la gomma in qualifica lo si può fare con calma, senza esagerare. Dodo ha fatto un giro di lancio estremamente vigoroso, anche a livello di sovrasterzo per portare la gomma in temperatura, quindi un giro di lancio particolare, forse un po' troppo aggressivo, forse. Andiamo a vedere un attimo Dodo allora, col pilota della Mercedes questa sera. Arriva sul primo settore, 28.6, si migliora di 95 millesimi sulla sua prestazione, quindi quasi un decimo. Tornante in seconda marcia, poi ovviamente giù il gas in trazione in terza marcia. Arriviamo al serpentone, dove qui è molto facile prendere le penalità, soprattutto all'esterno dei cordoli, sinistra, destra, sinistra ancora, poi tutta destra ancora veloce. Qui
molto facile perdere la macchina e uscire per prendere la penalità. Arriva ancora sul secondo settore, si migliora di mezzo decimo addirittura. Non scherza lungo nello stadio, l'entrata nello stadio, poi rischia anche di perdere il posteriore, Dodo. Quindi vediamo se andrà a chiudere il giro il pilota della Mercedes. Ultima curva, non credo, anzi sì, lo va a chiudere il giro e stampa 1.17.6, si migliora addirittura di due decimi e si porta in quinta posizione. Quindi diciamo che se non fosse stato per quell'errore sarebbe sicuramente riuscito ad andare anche davanti a Salvo Foti di qualche decimo in più. Sì, una sessione dove adesso siamo in quella con Tartaruga con le immagini, magari i piloti cercano anche di capire quale sarà il comportamento della vettura con lo pneumatico. Quest'anno, almeno dalla prima settimana in Belgio, ci è apparso di capire che la Hard sarà una gomma abbastanza complicata da poter utilizzare nel corso della stagione, ma vedremo poi con anche le varie patch nel proseguo e anche nello sviluppo della stagione 2023-2024. Con la Inter entra adesso nella sessione e speriamo riesca a prendere il controllo della vettura. Ne approfittiamo insomma di queste settimane precisione anche per semplicemente testare il gioco. Tanto Tartaruga sfrutta un po' tutto il tracciato, non credo gli venga annullato il giro, ha perso sicuramente lì, ma comunque come vedete anche dalla grafica insomma l'impressione con la gomma media sta prendendo un po' di confidenza con il tracciato. Il pilota è la sua seconda stagione, tra l'altro Tartaruga qui su Formula Italia Team, ma è esordito l'anno scorso Stefano, e una stagione un po' difficoltosa, ha fatto anche comunque delle prestazioni di rilievo dopo la Summer nel 2021-2022, soprattutto in qualifica. Sul giro secco è riuscito anche a guantare qualche top 5 nella Prime, in gara ha portato più ritiri purtroppo che punti in cascina, ritirandosi poi anche prima della metà della stagione, e comunque rinnovando poi l'appuntamento al 2023, confermata la cosa. Quindi speriamo che magari possa trovare anche un po' di equilibrio tra i vari impegni personali che attanagliano tutti i sim driver, e per ottenere anche qualche risultato che possa dar gioia. Speriamo, anche perché ci sono stati dei piloti che non abbiamo visto ben granché in stagione l'anno scorso, e tra questi era Tartaruga, che mi sembra che aveva fatto poche gare, non è riuscito mi sembra a chiudere il campionato facendole tutte, correggimi se sbaglio, ma speriamo ovviamente che quest'anno riuscirà a correre un intero campionato e vedere anche cosa riuscirà a fare. Vediamo, intanto mancano 6 minuti e mezzo alla fine delle qualifiche, attenzione perché sta arrivando adesso Teo sul traguardo, 1.18.6, mi sembra che abbia sbagliato il pilota Williams, però stava veramente migliorando il suo tempo di addirittura 3 decimi sul primo settore, quindi veramente indemoniato il pilota Williams questa sera. Adesso bisognerà anche vedere un attimo, perché tendenzialmente veramente veloce sul giro secco, poi ripeto magari sono più allenati in qualifica che in gara alcuni piloti, e poi comunque questa è una pista anche dove principalmente è quasi impossibile scappare, dato le due zone di RS una attaccata all'altra, e poi è molto veloce il circuito. Vediamo un attimo se c'è un altro pilota che si sta lanciando in questo momento. Si è lanciato Stefano Canino, che nel primo settore arriva e non migliora di 59 millesimi sotto la sua prestazione precedente. Stefano, che diciamo settimana scorsa ha avuto un problema con il controller, quindi è riuscito adesso ad avere un nuovo pad e sicuramente adesso sfrutterà tutto il potenziale che diciamo ha in questo momento, che non è riuscito magari a sfruttare nella settimana scorsa. E poi comunque conoscendolo bene, intanto Teo 16 e 2 con due giri di gomma, incredibile, grande tempo da parte di Teo. E tra l'altro non ha più ERS, quindi secondo me ha fatto anche un giro senza ERS. Sta per lanciare adesso in questo momento Michael, un altro pilota protagonista della Sport League dell'anno scorso, assieme a Alessio Ferino, Luca Bigno, Shumi Legend, che molto probabilmente i primi due della classifica dell'anno scorso passeranno in categoria superiore, mentre Michael continuerà la sua avventura probabilmente in Sport League anche quest'anno. Faccio delle ipotesi ovviamente, adesso è ancora presto parlare, però diciamo che la sua velocità è sempre rimasta quella, e lo stiamo ancora vedendo. Oh, mamma mia, che controllo in uscita di curva qui
La stava per perdere, rettilineo con Alfa Romeo che si fa da parte. Non riesce a migliorarsi ancora, Michael. Di 11 millesimi è sotto, probabilmente quella scodata non lo ha aiutato per certo. Arriva adesso sul tornantino, poi lo Snake, velocissimo, da fare in sesta marcia. Addirittura ha alzato il piede e quindi si dovrà rilanciare probabilmente. Rientrare in box e metterà una gomma nuova, molto probabilmente. Nel mentre che si prepara a lanciarsi Ricky Best, ne approfittiamo salutando tutta la chat, il buon Luigi che segnala un Matteo Teo con i tempi della Master al momento, Andre, Lore, Chicco che si prepara a scendere in pista per mercoledì, Alex Pilotino, buonasera a tutti, ciao, buonasera, in particolar modo all'Opus, che stiamo vedendo anche in questo momento in grafica l'implementazione in particolar modo del meteo con il Tracker Lifetime, quindi è curato benissimo, perfetto, come sempre dal buon Lorenzo Tamorri in arte all'Opus. Vediamo anche di vederlo molto presto anche in pista e di farci divertire come ci ha fatto divertire quest'anno in Pro League. Vediamo intanto che si è lanciato adesso Ricky Bestbo e arriva sulla prima curva, curva 1, poi curva 2, questa S, questa triple chicane che sembra facile ma non lo è, perché ci sono anche questi dossi sui cordoli, quindi se li prendi ti puoi praticamente girare subito, si va a migliorare di 2 decimi, stringe un po' troppo questa curva, abbastanza, non so se ha perso qualcosa, ma adesso andremo a vedere. Buono qui l'uscita del tornantino, si lancia verso lo Snake, quinta marcia, tutto giù il gas, adesso tutta in sesta, questo S veloce, una vettura davanti non dà disturbo, attenzione che adesso c'è un leggero traffico davanti a lui, c'è una vettura, vediamo se si butterà fuori, rientra nello stadio. 3 decimi, si sta migliorando. La McLaren dovrebbe essere quella di Tartaruga. Intanto Teoteo ha abbandonato la sessione. Sta succedendo un po' di tutto adesso. In questo finale esce forte Ricky. 14, 15, 16 e 3. 16 e 363. Si mette dietro a Teoteo di un solo decimo dal pilota della Williams. Grande giro da parte di Ricky. Però... se Teo diciamo adesso è caduto un po', molto probabilmente manca 1 minuto e 40, non credo che riuscirà a rientrare e rifare un altro giro. No, ecco, mi auguro che il gioco non faccia il simpatico come l'anno scorso, non dandogli il controllo della vettura, squalificando, intanto annullato il, però era un giro d'uscita questo per Salvo Foti 5. È interessante Ricky Best che insomma si avvicina a Matteo Teo dopo la pole della scorsa settimana in Belgio per Ricky, sempre nella lobby ovviamente al 50%, ma non era in lobby con Matteo Teo, trova pane per i suoi denti, senza considerare però che insomma, Matteo avrebbe avuto in canna ancora l'ultimo tentativo se non fosse stato per questa disconnessione. Si è lanciato in questo momento il campione della Sport League 2020-2021 Top Inchester, nel quale la Ferrari ha trovato ancora un Alpine davanti che gli ha un po' tranciato la strada sul rettilineo, ma non dovrebbe essere riuscito a dargli problemi. Per un Top Inchester che comunque ancora deve prendere un po' gli automatismi, perché diciamo che dopo mesi di stop ovviamente dalla stagione precedente, ovviamente tornare a correre così a freddo senza probabilmente aver fatto ancora un giro, è difficile prendere subito gli automatismi su un gioco diverso rispetto all'anno scorso. Arriva adesso, vediamo come va a chiudere il giro il pilota della Ferrari. 14, 15, 16, 17 e 162, molto alto per quanto riguarda il tempo di Top Inchester, ma diciamo che comunque è una pre-season, quindi tendenzialmente non è, diciamo, il giro alla Top Inchester, ecco, ancora si deve un po' riprendere dopo una lunga sosta, come stavo dicendo prima, e quindi vediamo adesso gli altri se ci stanno dei miglioramenti. C'è Salvo Foti che adesso arriva sull'ultima curva, si sta migliorando ma di pochissimo, 16 e 902, rimane in quarta posizione, anche Michael ha preso bandiera. Adesso c'è anche Ricky Besto che si è lanciato, anche lui ha trovato una vettura nello stesso punto di Top Inchester, non si migliora, addirittura perde 3 decimi nel primo settore. Vediamo se ci stanno altri piloti che stanno chiudendo il giro in questo momento. C'è Stefano Canino probabilmente che sta per chiudere il giro, no, si ferma, quindi
che è rimasto, secondo me sono rimasti Leopoldo e Ricky Bespo, che sta adesso cercando di andare a chiudere questo giro anche con pochissimo Hers, e alla fine poi addirittura trancia lo Snake, quindi secondo me Raffa qualifiche finite. Non so se Topping sta cercando l'ultimo tentativo alla disperata con pochissimo Hers, arriva per un 16 alto? No, 17-2, solo di un decimo, anche meno, non è riuscito a migliorare il suo tempo. Ha provato un secondo giro andando a stressare molto la gomma. Qui è un tema gomma in Messico, è sempre chiave. Intanto tante disconnessioni, perché ho visto diversi messaggi comparire nella parte inferiore dello schermo. Dicevo, un tema gomma in Messico è sempre stato fondamentale, poiché ha sempre offerto strategie differenti, chi puntava su una due soste e chi invece addirittura tre, risparmiando le gomme in qualifica. Quindi sarà curioso, c'è la possibilità di recuperare, perché il degrado è effettivamente molto elevato e soprattutto si fa fatica poi in trazione e all'ultima curva, dove è importantissimo portare quanta più velocità possibile lungo tutto il rettilineo principale. Fateci sapere dalla chat come a livello audio, se è meglio, se è peggio, diteci voi. Eh sì, infatti adesso stiamo leggendo un po' delle cose un po' anomale, ecco, l'alzare il volume, non avevo capito se era per quanto riguarda noi, cioè, oppure vediamo. Comunque penso che comunque l'audio dovrebbe essere messo a posto, però comunque c'era un attimo da vedere. Comunque questa è la classifica con Teoteo che rimane ancora una volta uno dei piloti più veloci sul giro secco, dietro Ricky che è solo un decimo, poi Michael, Salvafotti, Dodò, Topping Kestrel, Stefano Canino, Upip, Tartaruga, Tex, Cola Inter e Leopoldo che diciamo 1.23.3, anche lui deve ancora un po' riprendere la mano per quanto riguarda il gioco. Adesso vedremo un attimo se... Non ho visto se poi Teo è riuscito a entrare nella stanza, Raffa, non so se hai visto tu, perché io non l'ho proprio visto. Diverse volte il messaggio di è entrato, abbandonato, però con più piloti, quindi vado alla cieca, mi affido a Mark, che credo stia controllando tutta la cronologia. Speriamo. Intanto... Dovrebbe esserci in stanza, poi adesso lo vedremo fra poco. Perfetto, vedremo un attimo se riuscirà a recuperare la vettura Teoteo, se l'ha già recuperata. Vediamo un attimo dalla chat. Invece Luigi di Legge gli scrive: gli è mancato l'ultimo tentativo con Hers pieno. Secondo me riguarda Topping Kestrel, perché diciamo che ha fatto un giro di un decimo solo rispetto al suo ultimo tempo. Quindi secondo me se avesse avuto più pista libera e più Hers avrebbe fatto un tempo sicuramente migliore. Un 16 e alto l'avrebbe fatto, anche un 16 e mezzo l'avrebbe raggiunto, però diciamo siamo ancora in pre-season e Topping diciamo è sempre stato in questi ultimi periodi è sempre stato un po' un pilota che si è un po' nascosto, ecco, alcune volte appariva forte, alcune volte no. E adesso i piloti sono lineati sulla griglia di partenza, vediamo se c'è il giro di formazione. Penso che Teoteo abbia preso la vettura, perché lo vedo fisso. Vedo tutti i piloti fissi per il momento. Sì, non dovrebbero esserci difficoltà. Sono tutti fisici, ecco, nessuna trasparenza, però che vanno a scaldare le gomme. Approfittiamo della grafica per dare uno sguardo proprio alle gomme, perché è una scelta particolare. Io che in precedenza, in apertura, avevo detto la gomma hard, quest'anno un po' me, essenzialmente è la scelta preferita, almeno dalla maggior parte dei piloti, visto che Matteo Teo, Ricky Best, Michael, Salvofoti, Stefano Canino e Tex vanno sulla gomma hard. Gomma media invece a banda gialla per Topping, Upip, Tartaruga, Cola Inter e Leopoldo. Solo Dodo 5-1-1-6-8 va sulla gomma soft per un primo stint rapidissimo e probabilmente anche per una partenza bruciante, visto che davanti a lui ha 4 piloti con la gomma hard, potrebbe facilmente balzare due file. Eh sì, è un po', diciamo, un po' strana la scelta della gomma hard a inizio gara su questa pista, però forse un po' la si capisce perché, come detto in precedenza, in Messico le gomme si vanno a usurare tantissimo e molto probabilmente la gomma gialla o soprattutto anche la gomma rossa all'inizio stint va un po' a usurarsi molto di più. E c'è da dire anche un fatto molto importante, che qua si va a consumare anche molto di più il carburante, quindi speriamo che i piloti abbiano messo il maggior numero di carburante possibile, perché non vorremmo vedere un pilota che arriva praticamente a pochi chilometri dal traguardo senza benzina. Ne abbiamo già visti abbastanza, cioè ne abbiamo visti un paio nei nostri campionati, e quindi
Vediamo un attimo, i piloti che adesso si vanno a posizionare nella griglia di partenza, con Teo che scatterà davanti, Ricky, Michael e Salvafotti. Sarà interessante anche vedere il passo della gomma hard rispetto alla gomma gialla, alla gomma soft. Con Doc sicuramente avrà i primi giri, diciamo, una trazione mostruosa, e poi vedremo un attimo come si andrà a usare la gomma. Penso che i primi 5 giri sarà forte, poi nei prossimi sarà difficile riuscire a governare la vettura, però vediamo, solo questa gara ce la potrà dire. Piloti che si vanno a posizionare là in fondo con Alfa Tauri dietro, i piloti che si vanno, sono pronti, 3, 4, 5 e allo spegnimento via di questo gran premio. E Teo sembrava che si era partito, invece no, partono adesso le vetture, con adesso finalmente un buono spunto da parte di Teo, forse leggero lag da parte del pilota Williams, ma attenzione, detto che vedo una Mercedes che va addirittura sull'erba, è quella di Dodò che ha avuto uno scatto bruciante con questa rossa e lo si sapeva. Teo tiene la prima posizione, occhio che si apre a ventaglio, tuffo dentro da parte di Ricky e di Salvafotti, sembra essere tutto regolare, occhio perché adesso c'è Michael che si infila all'esterno da parte di Salvafotti, ancora side by side tra i due, si vanno subito a stuzzicare per la terza posizione. Alla fine Michael lascia lo spazio a Salvafotti, dietro vedo delle vetture, andato lungo, ha colpito la Ferrari topping e si è creato il panico al centro gruppo per schivare le vetture. Peccato soprattutto per Topping, che in questo momento adesso è in ultima posizione e dovrà cercare di riguadagnare. Attenzione perché vedo una Williams dietro, quella di Upip che ho visto sullo Snake arrivare veramente lungo e sta intralciando adesso Dodò con questa gomma rossa, e dietro c'è anche con la Inter che sta arrivando con la gialla di gran carriera. Si va subito a far vedere all'ingresso dello stadio, lungo ancora da parte di Cola Inter, dentro Dodò anche ci prova a infilarsi con la Inter, niente da fare, poi alla fine riesce a infilarsi anche con la Inter nei confronti di Upip. Anche Stefano Canino si prova a infilare, no, saggiamente alza il piede, Stefano rimane dietro, ma adesso c'è il rettilineo, è incredibile, primo giro subito incandescente qui per quanto riguarda questo Gran Premio del Messico, che siamo anche alle precision, ricordiamo. Stefano adesso dentro su Upip, si fa solo vedere, e leggero lungo da parte di Upip che rischia il tamponamento con la Inter e ha quasi rotto l'ala, incredibile. Ancora le staccate, diciamo, di Upip ancora deve un po' prendere confidenza con la vettura e soprattutto anche col tracciato, quindi con calma bisogna cercare di riprendere un po' il ritmo e un po' gli automatismi. Intanto là davanti, attenzione, c'è Dodò, credo, e c'è una McLaren. Errore per Dodò nel cambio di direzione tra curva. Ah no, cambio osta addirittura. Cambio osta addirittura? Dodò è crashato, è vero? Era Dodò l'host. Ah no, Mark. No, è Mark. È Mark. Ok. Ok. Adesso bisognerà vedere se Potion, si dovrà dichiarare oppure no. Vediamo come si prosegue. Esatto. Recap della partenza. Allora, sappiamo che quando un pilota cade in qualifica poi lagga tantissimo, perché Matteo è partito almeno 2 secondi prima rispetto a tutti gli altri. Non so se dalla loro visuale lo hanno visto partire, lagga veramente tanto, almeno dalla visuale. Sì. Vedremo. No, non lo vedo. Mamma mia. Ulla. Cambio tra Ulla e c'è stato Ammaria. Tanto caos. Ha mostrato i muscoli Dodò, ok la gomma rossa, ma un modo interessante di presentarsi alla pre-season. Intanto un po' di difficoltà anche per Leopoldo che finisce a far manovra, attenzione a farlo lì che è facilmente squalificabile, un gioco che è particolarmente famoso. Il ghosting sta creando situazioni particolari, visto che abbiamo trovato Upip e Stefano abbracciati praticamente. Sì, e meno male che c'era il ghosting, perché sennò veramente andavamo a toccare e diciamo a rompere anche la loro vetture. Però comunque meno male che non è successo assolutamente niente. Vediamo che allora, anche ragazzi, dietro, scusate l'interruzione, chiaramente la sessione verrà ricreata perché sono successo un po' di problemi già dalla partenza. In realtà c'era stato qualche piccolo problema, poi con la mia caduta è successo, penso, un grosso problema. Sono caduti diversi piloti, quindi ricreo subito, quindi giusto il tempo di preparare la stanza e poi torniamo. Una cosa interessante che stiamo vedendo dal tracker, che magari nella quale possiamo chiacchierare insomma durante la pausa, è il fatto che Salvo e Michael hanno riportato un leggero danno al fondo.
Si sono bisticciati parecchio nel cambio di direzione tra curva 2 e 3 nel corso del primo giro. C'è da capire se l'hanno riportato i danni lì oppure sui cordoli. Intanto è esplosa la vettura di Stefano sul nulla. È stata un'immagine, No, non ha salvato no. nessuno, perché tanto si ricrea la lobby. Però è stato incredibile il come ha avuto il pulsante stile Vergine in Cina quando gli hanno ceduto entrambe le sospensioni anteriori. Quindi immagine, no, no, è stata una laggata incredibile perché adesso si è teletrasportato e è finito praticamente sopra il carro attrezzi. Quindi succedono cose, lasciamo le crisi di F1 23 da sole, andiamo in modalità salottino a pieno schermo, non facciamo vedere certe cose, se no la EA addirittura ci manda le macchine nere sotto casa probabilmente. Sì. E quindi per venire a ciò, Simo, magari te che hai fatto più chilometri, quest'anno i cordoli sono così tanto crudeli come l'anno scorso per quanto riguarda i danni al fondo? Allora, no, no, però alcuni cordoli non cambiano, nel senso che ci sono dei cordoli che sono ancora da evitare, ma non più che altro per i danni, ma perché puoi perdere la vettura in alcuni punti. Qui in Messico, diciamo, di cordoli dove puoi rompere il fondo non ce ne sono, a meno che non tranci praticamente le chicane della prima curva, oppure anche la chicane della fine del primo settore, quello lì dove praticamente abbiamo visto Top Inchiesta arrivare lungo. Però principalmente in questa pista non penso che ce ne siano corde dove ti possono rompere il fondo. Probabilmente ci saranno in alcune piste tipo Monza dove puoi praticamente rompere il fondo tranciando la prima variante. Io ne so qualcosa perché in Summer ho rotto praticamente il fondo, però era leggero. Però principalmente rispetto all'anno scorso i cordoli sono molto più semplici da prendere, ecco. Quindi però non credo che ci saranno di nuovo i problemi dell'anno scorso. Beh, sì, la scorsa settimana in effetti in Belcio eravamo abituati ai capitoli precedenti ad una pista con i cordoli, in particolar modo nel tratto di La Fagna, molto crudeli. Invece, la maggior parte dei gruppi, ho visto dei piloti suddivisi nei vari gruppi. Io stesso, da pad con pochissimi chilometri, si è saltato sui cordoli senza troppe difficoltà. Ho notato un dosso in frenata alle combe, particolarmente divertente. Almeno io ogni volta ci passavo lo prendevo, c'era un saltino in frenata abbastanza, non dico avventato, però più pronunciato, ecco, rispetto agli anni passati. E sì, Luigi si ricrea la stanza, un po' avventata la frenata di Dodo, è stato un biglietto da visita particolare, perché insomma una curva così stretta, sia come abbiamo visto in quel contatto con Topping che poi nel riprendersi la posizione su Upip, ha voluto sfruttare decisamente la gomma soft. Per proseguire il tema frenata, completamente cambiati gli assetti, perché gli anni passati ormai eravamo abituati al setup destra, destra, sinistra, sinistra, non dico 1-11, ma quasi, e soprattutto No. poi la ripartizione della frenata totalmente al posteriore, che non dico fosse totalmente fuori da ogni logica ingegneristica, però non faceva passare. E personalmente mi sono anche divertito alla bus stop da pad, sempre come detto, primi chilometri, anche a spostare ancora di più la frenata sull'anteriore, per non andare in sovrasterzo. Ecco, sovrasterzo in frenata credo sia stato il principale cambiamento, almeno che abbiamo visto finora a livello di setup. Assolutamente, guarda, io ti dico, per ritornare al discorso del saltello che tu dicevi alle combe, mi viene da dire anche che in questo circuito, cioè io personalmente dove ho provato Bahrain, nell'ultima curva, probabilmente, sì, nell'ultima curva di Bahrain dove c'è il cordolo di sinistra, tu ci vai e la macchina salta e io perdo, si perde molto facilmente il posteriore, oddio, io lo sento questo effetto qui. Poi non sarà così per alcuni piloti, però io principalmente lo sento. E c'è anche a sottolineare un'altra cosa, l'entrata dei box di Spagna, c'è praticamente, non so se tu ci hai mai girato in Spagna, ma ti dico, l'entrata dei box c'è un dosso, cioè praticamente sì, un dosso che tu se salti la macchina la perdi e vai a muro, e vai a muro. Quindi attenzione anche quest'anno. Anche alcune entrate ai box, come questa qui in Spagna, perché se tu la vai a prendere in una certa maniera, il dosso praticamente non lo vedi, vedi che la pista è, diciamo, è piatta, diciamo, non lo vedi praticamente il dosso, però lo senti e ti vai praticamente a girare. Io ne so qualcosa perché mi sono girato in social.
E ho fatto anche vedere il video praticamente con il buon Kaiser Mata che da dietro arriva, entra in box e si è messo un po' a ridacchiare, diciamo, in maniera anche ironica sul mio errore, ecco. Però diciamo che occhio anche ai dossi. Poi per quanto riguarda la frenata, ti dico, anche io ho sofferto alla bus stop perché molto spesso mi giravo, però ci sono delle piste che tipo Imola, se posso dire, che si va col bilanciamento frenato addirittura sul 53. Ora io non lo so se è questione del setup molto più carico, oppure perché la pista è più veloce, oppure perché i cordoli sono diversi, non lo so, però sta di fatto che si va su 53-54 di differenza, cioè di bilanciamento frenante, non di più, perché non lo so, però comunque questo che io so. Adesso in chat tutti, no Stem, non svelare i tuoi altarini, i tuoi segreti del setup, da qui a quando arriveremo ad Imola probabilmente sarà otto patch, quindi il gioco sarà completamente differente. Sì, no, ma più che altro dico anche una cosa, la settimana scorsa ci fu Giovi che mi disse mi devi tre setup così, perché diciamo ero in live io e mi ero dimenticato di togliere una cosa e lui mi ricordò in chat, guarda che ti sei dimenticato questa cosa, ah ok adesso la levo, ti ringrazio. Prego, mi devi tre setup. Cioè, i miei setup, diciamo, se te li do, sono praticamente inguidabili. Probabilmente io, i setup che ho fatto in tutti questi anni, me li ha fatti sempre, che io continuerò a nominare, il mio maestro, ovvero Talz, che lo salutiamo. Mi ha sempre aiutato lui a fare i setup. Ecco, un po' anche gli altri, però molto principalmente lui. Quindi io i setup sono proprio negato. Sotto il nickname, con le nuove maglie fit che potete andare sullo store Motifi e inserire il vostro nickname, è possibile mettere anche l'IBAN di Stem per poi fare il pagamento, ricevere una copia gratuita Auto Drive su F1 23. Stiamo aspettando che la lobby si vada a ricreare con i piloti che rientrano anche Dodò, non mi pa- sì c'è anche Matteo Teo, però sono pochi piloti, credo manchi qualcuno, forse manca con la Inter prendere la vettura. E credo ci siamo tutti poi. Okay. Sì, manca solo con la Inter a mettere a prendere la vettura. E bisogna anche aspettare che, diciamo, che il buon Mark cambi anche la pista, perché ha lasciato Bahrain in questo momento. Diciamo che Mark, ecco, questo lo possiamo anche dire. Ogni volta che crea la lobby lui lascia Monte Carlo e io non ho mai capito il perché questa cosa. In tutti gli anni abbiamo detto, ma perché lascia Monte Carlo? Perché? E ancora oggi, diciamo, non lo sappiamo, ecco, non lo sappiamo. Però un dettaglio è cosa che probabilmente nel mondo nessuno sa. Credo gli anni passati su F1 fosse sempre scritto Bahrain con la A dopo la R e non con la E. Si può scrivere in entrambi i modi, però credo, dettaglio assolutamente inutile, nella quale nessuno sentiva il bisogno, però c'è. Quindi comprate F1 23. Io non mi ricordo, di preciso non mi ricordo come si scrive. Madonna, cioè, non so neanche come si scrive. La Master League del 2014. Ma... ah, mi... a caso. Io quando dovevo scrivere Bahrain dovevo andare su YouTube, cioè non su YouTube, su internet, come si scrive Bahrain, perché con la H, con la A oppure con la E, non si è proprio capito, se no scrivo Bahrain normale, che B-A-R-N e finisce il film, però non è così che si scrive. Uno si chiama Abba, così, sì. Anche il dubbio e via. Si può scrivere in entrambi i modi, si conferma Bondelopeschi, però ecco... mi è sempre parso fosse scritto con la in tutti gli altri Formula 1. Hanno deciso di cambiare questa cosa, un'implementazione importantissima per il proseguo della saga palese. Andiamo con la Inter, adesso ha preso la vettura e dovremmo esserci tutti, adesso bisogna soltanto aspettare che Mark cambi la pista e possiamo partire. Ah, mancava Tex che arriva adesso. Io per non sbagliare scrivo Ba, puntini puntini, Rain, perché non piove mai, così me lo ricordo. Pro League F1 23, gara, pioggia tutta, pioggia pesante, stai a vedere come finisce. Io sto aspettando ancora i video di tutta la stagione, sia suoi che del buon Lorenzo, mi consenta, dai. Loro credo sia andata avanti, Lore, nel corso di quest'estate, non ho capito fino a dove è arrivata, io sì, no, sono fermo in Spagna, mi pare, quindi... un disastro.
Zio, che mi hai ricordato? Ah sì, beh, ok, posso. L'ansia di dover fare i video, ecco. No, ok, li abbiamo visti. Cioè, più che altro voglio vedere quelli della Master, più che altro, perché lui quest'anno ha corso anche con me in Master League, purtroppo con l'assenza e l'infortunio di Talzo, quindi sono quelli che io voglio vedere. Per cortesia, Lorenzo, il signor Lorenzo Tamorri, si sbrighi a pubblicare questi video, a farli, a pubblicarli, perché io li voglio vedere. Faccio un sacco di... Faccio un sacchetto di Singapore, dove lei fu nefasta quell'ultima safety car per rubare il podio, altrimenti non sarebbe qui. È anche Singapore, è anche... Dai, ci prova, speriamo. Noi aspettiamo con grandissimo piacere i suoi video, anche perché io più di tutti prendo un sacco di popcorn, una bella bibita, occhiali in 3D e vediamo il video come se fossi al cinema, per vedere pezzi di ala che ti arrivano in faccia, praticamente. No. Vabbè. Vediamo. Sembrano esserci tutti i piloti, quindi a momenti riprenderemo direttamente con la gara, non si rifà la qualifica, tranquilli, tempo di caricare tutte le impostazioni. Tex anche ha preso la vettura, il buon Mark sta aggiornando la lobby, ecco che compare il tracciato del Messico tra le impostazioni e quindi ci siamo con l'ingresso anche di Tex. Siamo pronti per ridare il via a questa seconda settimana con la pre-season, il gruppo D al 50%. Quindi non è ancora avvenuta una selezione, non credo che per il 50% poi nella prossima, forse sì, invece avverrà una selezione a fine gara, credo anche andremo a svelare, no, è presto per svelare il tracciato, a fine settimana sveleremo il tracciato. Sentito un sussulto? No, teniamoci i segreti, esatto, teniamoci i segreti, anche perché io vorrei sperare anche di correre, anche se principalmente ho già, secondo me, fatto vedere che cosa, cioè, dove potrò correre, però io voglio correre perché voglio correre, punto, basta, e niente, però adesso vediamo adesso i piloti della 50 di questa sera, poi ovviamente tra due giorni vedremo anche l'altro gruppo, il gruppo A della 50%, se non erro, Raffa, penso sì. E non so se andiamo live, giusto questo, però sì, nel calendario insomma è stilato da schedule. No, il gruppo C della prossima gara della 50 per domani. Quindi, sì, però ecco, no, di solito almeno credo, poi alzo le mani, per domani abbiamo live. Il gruppo AB con la selezione, sì, eventuale, e dopodomani abbiamo la 50%, però comunque sì, dovremmo andare in live, anche perché vedremo chi ci sarà, ecco, vediamo, però principalmente dovrei esserci io, però vediamo un attimo come è il treno da mandare in live, quindi andate. Allora, adesso dobbiamo soltanto aspettare i piloti che... Che meraviglia, cosa sto vedendo? Ci ha provato ma poi si è inceppato qualcosa. Lore, se sei ancora in live, è giusto? Credo si sia tutto lo starting grid. È diverso, sì. Ops, eccoli. Si è inceppato. Però comunque è una nuova grafica che può essere interessante. Vabbè, ci sto smanettando. Anche durante i test in Bahrain abbiamo visto cose incredibili con la Formula 1 reale a livello di grafica, quindi va bene tutto. Vabbè. Comunque adesso i piloti sono pronti, adesso si riparte per il giro di riformazione, vediamo se i piloti hanno riscelto le stesse gomme di prima, probabilmente anche sì. Dettaglio, vediamo. No, c'è solo Leopoldo con la gomma rossa e poi gli altri hanno rimesso i primi quattro, ovviamente la gomma hard, e poi Dodò, Toppin, Stefano, Pip, Tartaruga e con la Inter, con la media, e Tex con la gomma hard, quindi... Cambia un po' la strategia, cambia anche l'atmosfera, cioè il meteo, perché non mi sembrava così prima, potrebbe essere quasi tutto inceppato, considera questo, tanto abbiamo disattivato l'app, poi il buon Lopeschi, ecco perché non fai video, perché adesso devi sistemare l'app, quindi potrebbe, per carità, non è detto magari qualche scombussolamento, però no, la probabilità di pioggia è rimasta, ma credo fosse impostato sul limpido, tra l'altro, no? Insomma, siamo qui semplicemente per provare il passo. Sì, no, ma è l'orario, diciamo, mattino, perché è mattino questo orario. Però
Ormai, diciamo, la settimana scorsa, anche per quanto riguarda la 100, si è partiti senza il giro di formazione, quindi ne abbiamo un po' viste di tutti i colori. Quindi vabbè, comunque l'importante è stare attenti, visto? Io non l'avrei mai detto stamattina, esatto. Quindi così c'è la disputa pronta di presentare e bussare in direzione gara. Bravo. Esatto. Vabbè, comunque l'importante è che i piloti riescano a rimanere in pista e facciano il loro passo gara, quindi mattino, pomeriggio, sera, l'importante è che facciano il loro passo. Adesso vediamo che si vanno adesso a posizionare nella griglia di partenza. Questa volta vedo Teo molto molto più pulito rispetto a prima, che veramente laggava. Forse ecco, mamma mia ragazzi, mamma mia, speriamo di no, perché però sembra essere meno, posso dire sembra essere meno, per favore. Comunque adesso vediamo, tutti i piloti dietro si stanno posizionando. Aia, Ricky squalifica, perderà un po' di prestazione per le gomme all'inizio, cioè le avrà un pochino fredde. Vediamo adesso gli altri che si vanno a posizionare, anche Dodò. Avanti nel posizionamento sia Dodò che Ricky, non dico che sono arrivati al bloccaggio, ma quasi. Anche Tex, anche loro. Comunque ci siamo, i piloti che si sono pronti, si accendono le luci, si vanno a spegnere in questo momento e via. Non partono. Partono adesso. Volevi. Partono via. Partono adesso, benissimo. Con buono spunto questa volta il nuovo di Teo. Occhio a Michael che ha avuto un grande scatto. Prende tutta la scia. Occhio adesso, attenzione. Ulla, Teo ancora lag pesantissimo. Michael all'esterno e poi via via tutti gli altri. Vediamo se è uscita. Attenzione, c'è una Red Bull, quella di Cola Inter, che si è girato. Probabilmente un contatto con qualcuno, non si sa bene con chi, però per il resto sembra essere tutto regolare. Occhio là davanti, perché c'è Michael veramente indemoniato, cerca subito di insignarsi nei confronti di Teo che lo spinge addirittura verso l'esterno. E ancora, mamma mia, insieme se la stanno facendo questo primo settore. Alla fine, oh mamma mia, ancora questa vista dall'alto è pazzesca. Ancora con Teo che non molla. In due non si può fare lo Snake, in due non si può fare lo Snake. E mamma mia, Teo è costretto a tagliare la chicane, cioè è costretto a tagliare la curva. Vediamo se Michael è rimasto davanti. Sì, mamma mia, che partenza di Michael, veramente rusticana. Come è partito il pilota dell'Alfa Tauri e si è messo subito davanti, e vediamo se riuscirà a impostare il ritmo. Attenzione, un pip, Teo molto pesante il lag, si è teletrasportato in una posizione essenzialmente. Sì, quindi non so, lo vedo molto laggare, lo vedo laggare tantissimo, tant'è che poi comunque ho visto, attenzione, Leopardo a muro, ho visto una vettura andare praticamente a muro all'ultima curva, dritta a muro. E penso che sia lui. Sì, quindi la posizione della vettura era lì. Non vorrei magari, preso con troppa veemenza il cortolo tra la penultima curva e l'uscita dalla chicane nello stadio, ha completamente tirato dritto contro le barriere. Peccato, perché è fondamentale far chilometri, aiuta il morale, uscire al primo giro è un disastro. Stefano Canino, attenzione, si fa vedere nei tubi di scarico di Upip, però ancora una volta desiste l'attacco. Teo che, diciamo, ripetiamo, è sprofondato in una posizione probabilmente anche per evitare di far danni, diciamo, per via di questo lag pesante, quindi ha voluto rimanere dietro a tutto il gruppo nel fare il suo passo, però vedo che ne ha ancora di più rispetto a Tartaruga, perché aveva 2 secondi e si è già portato a mezzo secondo dal pilota della McLaren. Occhio a te, Stefano Canino, che si va a buttare all'esterno. Mamma mia, arrivano lunghi all'entrata dello stadio. Occhio ragazzi, perché è una precision. Calma, attenzione, perché arrivano dietro Tartaruga e Teo. In questo momento vediamo il pilota della Williams, che è adesso ingarbugliato con questi tre. Intanto davanti Michael fa il suo ritmo, 1:26 il giro veloce della gara in questo momento, con salvafatti alle sue spalle di soli 8 decimi. Però rimaniamo un attimo qua dietro, perché c'è una battaglia incredibile. Attenzione, perché c'è un Pipe che rimane al centro della pista. Stefano all'esterno, Stefano all'interno e Tartaruga all'esterno. Incrocio di traiettoria da parte di Tartaruga nei confronti di un Pipe, e alla fine passano sia Stefano che Tartaruga. Dietro c'è Teo che sta cercando anche di liberarsi del suo compagno di squadra. Ancora un leggero lag, però principalmente non attacca, non affonda, quindi
probabilmente non attacca per via del lag, quindi rimane dietro ad aspettare il momento giusto e più sicuro per attaccare il suo compagno di squadra, però vedo che ne ha tantissimo in questo punto. Bella mossa, molto intelligente da parte di Tartaruga nel prendersi l'esterno, nel vedere che Stefano e Upip si invertivano le traiettorie, si andavano ad incrociare. Bella mossa più arrembante da parte di Stefano, molto intelligente quella invece da parte di Tartaruga di incrociare e favorire la trazione. Per Matteo a questo punto credo sia arrivato nel corso del primo giro l'indicazione da parte della direzione gara di lasciare strada e adesso è ingabbiato essenzialmente. Magari sul dritto può cercare di passare Upip e dargli un po' di strada poi già nella prima chicane, visto che insomma, la differenza di passo è stata evidente anche in qualifica. Intanto là davanti c'è Michael che ha quasi messo fuori dal DRS Salvafotti, intanto attenzione perché c'è Tartaruga, anzi davanti c'è Dodò che ha perso una posizione nei confronti di Ricky e si è portato in quarta, in terza posizione Ricky. Mamma mia che leggera scodata da parte del pilota Mercedes, con adesso dietro Topping Kestrel che va a puntare la Mercedes di Dodò, ma rimane dietro e sta facendo anche un po' fatica Dodò in questo momento, perché in questo momento adesso un secondo di ritardo nei confronti di Ricky e Salvo, un secondo e due. Topping Kestrel invece rimane agganciato. C'è da dire anche che Dodò ha anche una gomma media rispetto alla gomma hard dei primi tre e non riesce a rimanere al passo di questi tre che diciamo se le stanno un po' suonando, o ha commesso un errore oppure ha deciso di lasciare strada a Topping, però sì. Particolare come posto per lasciare strada a Dodò, che nel giro precedente aveva attaccato Ricky ma è andato lungo in curva 1, si è ritrovato con tantissima velocità andando ad azionare per la prima volta il DRS. Topping molto largo all'ingresso dello stadio e nel giro precedente c'è stato anche il sorpasso da parte di Tartaruga nei confronti di Canino, uno switch con un Tartaruga che sembra avere un bel ritmo considerando insomma il gruppo dei piloti con come veniva davanti a lui, con Topping e Dodò. Davanti invece Michael con la gomma hard si trascina Salvo e Ricky, il duo dell'Alfa Romeo. Io Teo che va adesso a passare Top e Stefano Canino, e da davanti anche uno switch da parte dell'Alfa Romeo tra Ricky e Salvo Foti. Ricky passa Salvo Foti e si porta dietro al leader di questa gara momentaneo, ovvero Michael, e dietro intanto che arriva Topping Kestrel che zitto zitto 4-4 ha guadagnato qualcosina nel gruppetto di testa. Topping diciamo che non ha fatto vedere subito le sue mosse in qualifica, ma in gara ne sa più di tanto. Attenzione là dietro Teo purtroppo un solo passo marcante che va a sportellare Tartaruga e finisce per Prati, passa anche Canino. Sì, peccato pazzo. Speriamo che riesca a risolvere il prima possibile questi problemi di connessione Teo, perché la settimana scorsa diciamo era stato lineare e purtroppo questa sera lo vediamo laggare un po' pesantemente, quindi speriamo che risolva il prima possibile. Intanto vedo che Toppin è riuscito anche a raggiungere il gruppo di testa, ovviamente considerando che ha una gomma media rispetto alla guard dei primi tre, e Michael in tutto questo è riuscito a scappare via e a mettere un secondo di vantaggio nei confronti dell'Alfa Romeo di Ricky, che in questo momento sta cercando di far ritornare anche Salvo Foti nei tubi di scarico di Michael, con Salvo che si butta dentro. E forse una mossa anche un po' sbagliata, perché sta anche cercando di ricaricare l'Hers lui ce l'ha veramente poco e Ricky ne ha veramente tanto, infatti vedete che va anche a lampeggiare Salvo Foti. Ricky dentro all'interno, Salvo non ne vuole sapere, sportellate tra i due e ancora non ne vuole proprio sapere. Ricky prova all'esterno ancora con Salvo Foti che rimane ancora davanti, Topping Kestrel dietro che fa da spettatore. Mamma mia, intanto Michael ringrazia e saluta, infatti ringrazia e rimane davanti Salvo Foti. Michael che con questa battaglia ha guadagnato 4 decimi nei confronti del duo Alfa Romeo, e diciamo che è stata una mossa un po' sbagliata secondo me per Salvo Foti, anche perché essendo che lampeggia non ne ha il ritmo per riuscire a prendere. Pensavo si volessero tirare il DRS magari tra una chicane e l'altra, sì. Invece no, decisamente no. In tutto ciò sta risalendo anche sì. Dodò. E non so quanto sì. È vera la grafica, ma da Lifetime che ci viene segnalato che hanno un danno sul giallo, quindi credo sia intorno al 50% le due Alfa Romeo. Addirittura, non so come sì, fanno è a stare dritti. Non lo so nemmeno io, però vediamo, perché in questo momento stanno veramente perdendo un'infinità di tempo.
battagliandosi così, con addirittura Ricky che si fa subito sotto e si passa nei confronti di Salvo Foti, si rimette di nuovo davanti. Vediamo adesso se ulla Michael che controsterzata. Attenzione adesso DRS per Ricky e si ritorna sotto adesso finalmente 1-2 nei confronti di Michael. Toppin intanto sta lì ancora a guardare tranquillo, con Dodò anche che sta cercando di riprendere i primi 3, cioè i primi 4. Sostanzialmente diciamo che è una gara ancora da capire, perché Michael là davanti fa il suo ritmo e questi due che anche con l'ala danneggiata, cioè col fondo rotto, leggermente rotto, stanno imprimendo un buon passo, ecco, e rimangono a 1-3, stanno anche cercando di guadagnare nei confronti di Michael. Sì, per essere sulla gomma hard è sicuramente una dote di merito riuscire a rimanere in pista con questo anno, in particolar modo nel tratto dello Snake, dove effettivamente Michael riesce a fare la differenza. È arrivato quasi a 1,5 secondi lì, nel cui dato il suo distacco, il suo guadagno, il suo vantaggio nei confronti del duo proprio dell'Alfa. Più nelle retrovie c'è un piccolo danno al fondo anche per Matteo, per Upip, e un danno all'ala invece per Tex, che in decima ed ultima posizione però almeno sta lì, fa il suo passo, fa chilometri, prende confidenza col gioco. Per il momento ha richiesto soltanto questo, poi se vengono fuori dei benuali come questo tra Ricky e Salvo, ben vengano. È poco utile ai fini della gara, ma insomma va bene anche divertirsi anche qui in pre-season. Ricky, un po' alla pittaccio nel 2016 per piangere, tornare a piangere, la stava lanciando. È interessante anche vedere i nomi per il momento, perché Michael diciamo è già uno dei piloti della Sport League. Per quanto riguarda invece Ricky e Salvo Foti, che sono due nomi nuovi per quest'anno, sarà interessante vedere anche con gli altri, soprattutto con Alessio Fiorino, Vampir, Toppin Kessler, che in questa sera sta ancora un po' riprendendo la mano dopo tantissimo tempo lontano dai circuiti, dal volante, probabilmente per riprendere di nuovo gli automatismi, ma soprattutto anche da vedere Teo, perché settimana scorsa Teo diciamo ha dimostrato di essere un pilota veramente forte nel giro secco, lo stava dimostrando anche questa sera, soltanto che per problemi di connessione probabilmente non è riuscito a stampare un suo giro forte secco. Però solo il tempo ce lo dirà se Teo è così dannatamente veloce in qualifica oppure era soltanto quella gara lì per dimostrare un po' le sue doti in qualifica. Intanto Michael là davanti continua a imprimere un ritmo, 2 secondi e 2, ha fatto un leggero errore Ricky, vediamo se riuscirà a ritornare sotto il pilota Alfa Romeo, e poi bisogna vedere anche le soste, ecco, questo è importante. Infatti parli di soste, si sta fermando adesso Tex che va molto piano, rientra adesso ai box, vediamo cosa va a montare il pilota dell'Alpine, oppure a cambio d'ala e gomma media. Ti dirò, per quanto riguarda il giro secco, Matteo si è confermato con la pole ed anche con il giro più veloce in qualifica, che in gara, che per il momento è accreditato proprio in casa Williams, in 1:20.152, mezzo secondo più veloce di Michael, che insomma è in prima posizione, fanno lo stesso sul 26 Ricky, Salvo, Topping, 20:09 invece Dodo, sul 22:05 Canino, 21:03 Tartaruga, 23:01 e 23:05 rispettivamente per Upip e Tex. Quindi la velocità c'è, sta anche tornando sotto a Dodo in questi giri Matteo, e il problema va sistemata giusto la connessione. Sì, più che altro diciamo quello che mi ha stupito, anzi ci ha stupiti settimana scorsa, attenzione, di nuovo un altro scambio di posizione da parte di Salvo e Ricky, che cerca di nuovo un incrocio. Ricky, mamma mia, ancora Ricky, saranno veramente anche interessanti questi due piloti, perché più che altro Salvo non ha più erse, ed è in strano tenersi davanti con un pilota davanti che sta scappando via e che tu non hai erse e sai che là davanti c'è un pilota che c'ha più erse, che può cercare di riprendere. Non la sento battagliare di mettersi davanti, però comunque sono preciso, ecco, quindi vediamo un attimo anche a passo gara a pista libera per questi piloti. Ecco, stavo dicendo comunque, per quanto riguarda il discorso della settimana scorsa di Teo, era diciamo strano il fatto che uno come lui, che ha fatto quel tempo lì, abbia dato quasi un secondo
nei confronti di Alessio Fiorino, che fece 42-0 Alessio Fiorino in Spa e 41-2 a Teoteo. E poi comunque il passo gara c'era, perché sia uno che l'altro tenevano lo stesso ritmo. Si ferma intanto Topping Kestrel dopo soli 9 giri. Vediamo cosa va a montare il pilota della Ferrari. Gomma media, credo. No, gomma hard, quindi farà tutta la gara Topping. Da qui fino alla fine farà tutta la gara. E si sono riscambiate le posizioni le due Alfa Romeo. Topping che esce a pista libera appena dietro Tartaruga. E vediamo ancora Michael che continua a imprimere un ritmo costante e soprattutto anche pulito. Da vedere un attimo gli avvertimenti di Michael. Un solo avvertimento in curva 1, cioè al primo giro, e poi tutto il resto sembra essere pulito. Mentre in quanto riguarda gli avvertimenti degli altri piloti, abbiamo due avvertimenti per Dodò, poi due avvertimenti per Teoteo, altri 3 secondi di penalità più un avvertimento in più per Stefano Canino, e poi uno per Tartaruga, uno per Topping Kestrel, uno probabilmente per, anzi no, 3 secondi di penalità per Opip, e Tex invece è pulito. Quindi ci sono un po' di avvertimenti per alcuni piloti, ma sostanzialmente sembra essere ancora, diciamo, una gara lineare, ecco. Dentro intanto Topping su Tartaruga, dopo aver perso parecchio tempo nello Snake, va all'interno, all'ingresso dello stadio. Ha perso qualcosa, sì, nei confronti della vetta, ovviamente con Michael. Stiamo tenendo d'occhio più il distacco nei confronti del duo Alfa Romeo, perché con un undercut è possibile riesca a portarsi davanti a questi due piloti, che però poi andranno sulla gomma media. Quindi lì la situazione si invertirà, perché non possono fermarsi nello stesso giro, ovviamente essendo compagni di scuderia. Quindi Topping può giocarsi questa carta, almeno per spezzare il duo Alfa, che sembravano le Red Bull di Birillo e Dadoizzi in Francia o in Spagna, sì, anche battagliando tra di loro. Però sì, almeno perdevano, perché era da quello davanti, ma riuscivano a difendersi da chi li stava attaccando in questo frangente. Topping, vediamo, perché anche Topping Kestrel è un pilota che è molto bravo in gara. L'abbiamo visto indemoniato nell'anno 2020, quando vinse il titolo della Sport League in battaglia con Raffo Idex. Abbiamo visto un Topping Kestrel veramente di alto livello. Poi l'anno successivo passò in Master League, ma diciamo fece veramente tanta fatica, che alla fine poi si ritirò momentaneamente nei campionati FIT, nei nostri campionati FIT. Poi l'anno scorso ritornò a correre di nuovo in Sport League, ma questa volta diciamo un po' più cauto e più tranquillo, e in alcune gare diciamo si presenta l'occasione anche di poter fare podio oppure vincere qualche gara, ma non è stato così tante volte, non ci sono state tante opportunità. Intanto arriva adesso Stefano Canino, che entra in box addirittura e prende anche 5 secondi, quindi problemi ancora per Stefano, diciamo, dopo il cambio del controller deve ancora un po' riprendere la mano, ecco. È la saturazione, deve regolare, no? Sì. Mi aveva già anche detto questa cosa in privato, sì, che anche se provava con troppa accelerazione, prendi un pad nuovo non ha più i grilletti consumati, e quindi un disastro. Quindi si deve un po' riabituare, riadattare allo stile di guida di prima, quindi ci vuole un po' di tempo. Però comunque Stefano è un pilota che sostanzialmente è costante in gara, quindi se riuscirà molto presto a trovare il suo ritmo, il suo passo gara. Intanto Topping in questo momento, vado a vedere anche un attimo i tempi, vediamo un attimo se ha guadagnato nel duo là davanti, nel trio là davanti. Hanno girato ovviamente in 28.5 Salvo Foti, 28.5 anche per Ricky, anzi 28.6 Salvo Foti, 28.5 Ricky. Michael ha girato in 22.5, scusate, ancora un po' preso dal caldo, ecco. Mentre Topping ha girato in 21.1, quindi guadagnato addirittura un secondo e mezzo nei confronti del trio là davanti. Quindi chissà se riuscirà magari addirittura a mettersi in testa. Diciamo che ha anche finito l'ERS, perché sta anche un po' lampeggiando il pilota Ferrari da un paio di tornate, ecco.
È difficile, però può essere una lettura interessante. Insomma, l'eventuale campanello d'allarme per Michael nel tentativo di doversi trovare a difendere la posizione nei confronti di Topping, che in questo momento è a 21 secondi e mezzo dalla vetta, quindi dal poter scavalcare Michael all'N4. Non ho fatto caso a quanto tempo si perde quella sosta. Magari con i prossimi pit stop, probabilmente quello di Doto sarà il prossimo. Ci teniamo un occhio, insomma, facciamo due conti. Teniamo anche un po' d'occhio Teoteo, perché Teoteo, con tutto, diciamo, questo frambusto, diciamo, per la connessione, per tanti altri fattori, è ritornato e si trova praticamente a 8 decimi nei confronti di Dodò, che probabilmente si fermerà adesso ai box perché 13 giri con questa media. Infatti si sposta, mette la freccia al pilota Mercedes e va dentro probabilmente per mettere la gomma hard per arrivare fino in fondo. Teoteo si trova in quarta posizione a 2 secondi e mezzo dai primi tre, quindi pensate un po' quanto è riuscito a recuperare, nonostante anche che si è dovuto ha dovuto rallentare, si è dovuto spostare, arrivare lungo addirittura, no, l'ho visto arrivare lungo e poi alla fine meno male che era un lag, quindi è tutto a posto per Teoteo per il momento, però principalmente ancora il pilota Williams sta laggando ancora un po' di più, poi non so se quanto riguarda la lobby, ma non credo. Tra i 20 e i 21 secondi per la sosta, eh? Quindi Topping è nel range, effettivamente per stare davanti a Michael. Però poi bisognerà vedere anche dopo i Sì, piloti che effettivamente. monteranno la gomma media se riusciranno poi a ritornare, perché vediamo, però per il momento Topping sta facendo un'ottima gara, sta facendo la sua solita gara in solitaria, in tranquillità, quindi il suo passo lo sta facendo e niente, un peccato però non averlo visto un po' forte in qualifica, però comunque principalmente la cosa più importante è il passo gara, quindi la qualifica sia importante però è un'altra cosa, ecco. Puoi essere il pilota più veloce che vuoi in qualifica, però se non hai il passo gara e non vai, non vinci, ecco. Le gare non si vincono in qualifica, ma si vincono in gara. E Topping, diciamo, ne sta dando una dimostrazione, ecco. Sì, soprattutto il guadagno che sta avendo nei confronti di Michael sembra un guadagno da Michael che è rimasto in pista con la gomma hard, ma Topping si è fermato, ha messo la media perché insomma, guadagna decimo su decimo, invece sono entrambi sulla hard con una decina di giri di differenza, quindi forse si sposa meglio con questa gomma, nel primo stint con la media ha preferito star calmo, risparmiare anche un po' di hertz dietro alle due Alfa Romeo che bisticciavano. Letture differenti del GP, si ferma invece Tartaruga. Eh sì. Poi ovviamente queste cose qua, diciamo, sono importanti per quanto riguarda la pre-season. Poi in campionato vedremo un'altra cosa, vedremo un'altra battaglia, vedremo tantissimi duelli. Comunque in questo momento stiamo vedendo nomi importanti che potrebbero essere visti per quanto riguarda le due categorie del 50, una la Prime e l'altra è la Sport League, soprattutto la Sport League, perché vediamo, diciamo, un Ricky, un Salvo che ci hanno già fatto un po' divertire un pochino con queste battaglie, anche se non sono realmente compagni di squadra ancora in campionato, però ci hanno un po' fatto divertire. Rivediamo Topping Kester in azione, rivediamo anche un Dodo che principalmente non è stato molto frizzante, ma comunque è stato lì nei primi giri a tenere il passo dei primi quattro. Ti Ecco, adesso faccio vediamo male, adesso può essere il una gomma. Raffo Idex nei primi anni sport, poiché la velocità c'è, troppo arrembata nei primi giri, se si calma può stare con il gruppo e giocarsela nel finale. Vabbè, Ciao può essere Raffo, ci sì, manchi. purtroppo. Sì, io Hai vedi ancora tutti, molta io calda vedi per tutti. cogliere i cocci dell'ala al Mirabò Alto. Ci manca sì, Raffo Idex, questo è andato di fatto. Io più di tutti che lo conosco, quindi meglio di tutti, visto che abbiamo iniziato la nostra avventura sul fit in Prime League nel 2018-2019, poi diciamo abbiamo preso strade diverse, però comunque siamo rimasti amici e abbiamo continuato comunque a battagliare sia in sport e poco in master, perché poi lui in master purtroppo si è ritirato a campionato in corso, però comunque speriamo che magari un domani ci possa ripensare e possa ritornare, ecco. Però torniamo intanto ancora in Tanti sono in pista attesa di con... sistemare gli impicci, anche Melissano sta sì. sperando sui social. Insomma, un abbraccione a Luca D'Amico che ha avuto un incidente Eh sì, recentemente, sì, 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 sì.
fantomatico tuo nonno a livello di nickname, quindi in attesa che sistemino gli impicci personali, poi quando vogliono siamo qui. Buonasera anche all'Unchito dalla Cina. Sì, è vero, l'incidente, quello l'ho visto su Instagram, sulla storia di Instagram, l'ho visto praticamente su un letto d'ospedale, mi sono un attimo preoccupato, poi ho visto un'altra storia che praticamente è caduto con la moto, ha avuto un incidente con la moto, quindi speriamo che si possa riprendere il prima possibile e gli mandiamo un grande saluto al buon Luca D'Amico. Torniamo intanto un attimo in pista perché ci siamo un po' persi un po' di cose e vedo adesso Dodò che ha fatto il giro veloce e là davanti ancora continuano a correre, continuano a girare e con Michael che in questo momento ha perso un pochino di vantaggio, rimane adesso il distacco 2-3, 2-5, si è fermato in questo momento un Pip e va a montare la gomma dura, vediamo se è così o se va a fare una doppia sosta. No, gomma hard, quindi tutti quanti vanno su un'unica sosta, poi non lo so se è conveniente anche in campionato oppure no. Arriva, oh no 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 no, come è uscito un Pip. Vedendo la posizione quando sono andato su di lui, credo che disattivare il limitatore. E ha rotto la... No, di panico. Ha rotto il fondo. O ce l'aveva già rotto prima? Perché qua adesso vedo un leggero danno al fondo. Sì, Ubip lo aveva leggero già. Ok. Aia, attenzione, è entrato adesso Ricky in box. Ha preso anche lui 5 secondi a scontare. Dopo Stefano Canino, anche lui entra nella lista dei, diciamo, dei penalizzati ai box. Gomma gialla, quindi doppia sosta per Ricky. È passato Top Inchester e le passa anche Dodò. Siamo sicuri che quindi non Ricky... possono andare in fondo con la gomma gialla. Topping ne aveva fatti scusa. Pensare, sì. Dovrebbero. Sì, però non lo so, perché sono 16 giri, quasi 17, ecco, quindi non lo so. Vediamo. Ah, peccato, perché in Messico ci eravamo abituati a stragi a 2-3 soste da risparmio come soste, invece hard, sì. Hard media, proprio mi ricordo, standard al 50%. Mi ricordo nel 2015 addirittura nella 100% in Master fecero 4 soste, quindi... Oh, attenzione! È andato un attimo in bordo con Stefano Canino, lo stava per perdere alla triple chicane della prima curva, però nulla di grave, rimane ancora in pista... E in tutto questo, diciamo, front boost ancora Top Inchester, che è, essendo che ha guadagnato una posizione su Ricky, potrebbe anche guadagnare la posizione sia su Salvo che Michael. Vediamo, Michael ha i box in questo momento, vediamo se Salvo Fotti lo segue. Sì, e Topping in questo momento è all'uscita dell'ultima curva. Sì, Topping andrà sicuramente davanti, 6-7 secondi sulle Alfa, 2-3 sulla Aston Martin di Michael. È Matteo che... Grazie. Sì. Fa tremare il ritmo di Topping, perché il ritmo di Matteo anche con l'Hard è impressionante. Si è girato intanto Tex, ma nulla di serio, e torna Ricky, non in pista. Ricky. C'ha grande ritmo, quindi passa, poi anche c'ha tanta velocità e passa. E quindi Ricky si prende la posizione nei confronti di Michael, si prende anche la posizione nei confronti di Salvo Fotti, quindi adesso pista libera, gomma calda, vediamo se ne avrà di prendere adesso, deve prendere Dodò che ha 3 secondi, cioè 3 secondi nei confronti di Dodò, e poi ha anche 4 secondi da riprendere nei confronti di Top Inchester, ma Ricky dovrà scontare 5 secondi a fine gara, a meno che non vada ai box di nuovo e metta una gomma soft e possa scontarli lì 5 secondi, però principalmente penso che arriverà fino in fondo, ecco, però... Vediamo. Intanto Top Inchester per il momento è virtualmente il leader di questa gara, perché Teoteo si dovrà fermare. E vediamo se Teoteo magari tirerà ancora questa hard per poi mettere magari, che ne so, una rossa nel finale. Non lo so, oppure si fermerà. Continua Teoteo e quindi molto probabilmente penserà un'unica sosta anche lui, sì, ma con la rossa nel finale. Quindi avrà molto più grip per cercare magari il giro veloce in gara. La potenza dell'undercut è incredibile, perché pensavo avesse fatto una sosta non perfetta Michael, invece il distacco con Salvo è rimasto invariato, quindi non, no, entrambi hanno fatto viola ed i meccanici sono stati in entrambi i garage bravissimi, invece Ricky è riuscito a riprendere 3 secondi, quindi un vantaggio incredibile. Sarà interessante per la gara di Topping ciò che farà Dodo, se tirerà su un fortino per portare a casa un podio, perché
la battaglia tra Dodo, Ricky, Michael magari riesce a rientrare anche salvo, potrebbe aiutare Topic a gestire la gomma. Matteo, anche se va a montare la gomma soft ed ha un ritmo così preciso, pulito, è riuscito a guadagnare 2 decimi adesso in questo T2 nei confronti di Topic, nonostante abbia le gomme consumate. Ha percorso il doppio dei giri rispetto a quelle che per ora calza Topic Kestrel. Anche con la soft non credo Matteo riesca ad arrivare, perché 11 secondi in... beh, oddio, sì, ma ancora 15 giri. Se si ferma adesso, però no, la gomma poi non te ne... No, non credo, non credo che ne abbia. È complicatissima. Vedremo, vedremo. Intanto un leggero lungo da parte di Dodò ancora l'entrata del... Si ferma dello Matteo. Stadio. E trova si ferma. Un alpin, però vabbè, di me. Nessuna istruzione, Montex. Purtroppo Teo sta facendo per il momento un'altra gara per via anche di problemi di lag, quindi... potenzialmente lo avremmo visto sicuramente là davanti. Oh, attenzione, rossa! Sì, sì, ma al podio arriva, non credo a Topping. È rimasto... ah no, ok, podio di sync. Però non so se arriva in fondo questa rossa, perché 14 giri, già la media è andata, diciamo, a perdere prestazione dopo 14 giri. Non so la rossa, poi magari, adesso magari carburante scarico, carburante più leggero, la macchina sarà un po' più... cioè le gomme si useranno molto di meno, però questo non lo sappiamo. Torniamo un attimo davanti, perché intanto Dodò, o Dodo, Dodò, come lo volete chiamare voi, è riuscito a riguantare Topping Kessler, perché adesso è un secondo e uno. Non so se Topping ha fatto un errore oppure Dodò che praticamente ce l'ha, ci ha messo, diciamo, del suo per riuscire a riagguantare il pilota Ferrari. Ecco, in questo momento si stanno lottando la possibile vittoria in questa gara delle pre-season. Mamma. Adesso un po'. Un po' dura. Lo vedo centrale. Oh, attenzione! L'hanno tenuta, bravissimi. Oh, mamma mia, mi sono perso qualcosa perché ero in un bordo con Dodò. Un ceffone essenzialmente all'ingresso dello stadio. Uno strike eliminato. Il sorpasso di Ricky nei confronti di Dodò. Totalmente all'esterno. Sono arrivato al contatto. Entrambi in sovrasterzo. Dodò. Un angolo da dover contrastare maggiore, quindi ha perso più velocità. Ricky invece completamente in drifting, sfruttando tutta anche la via di fuga in asfalto, è riuscito a chiudere questa manovra rustica, sicuramente emozionante, sicuramente forse da disputa in gara, perché diciamo Ricky dall'esterno ha chiuso senza fare complimenti. Eh sì, perché io, diciamo, sono rimasto in un board con Dodò, mi ero praticamente dimenticato di Ricky che stava arrivando dietro di gran carriera. E probabilmente sono presi, perché poi ho visto una vettura, c'è cioè una gomma, mamma mia, ancora lungo Dodò in questa Dodò staccata. Ha visto il video dei tuoi highlights 2018 in Prime, il primo giro. Ah, no, quella no, staccata non favore. È la prima volta che arriva lungo, quindi per favore non tocchiamo questo tasto, non fatemi ricordare cose che veramente voglio dimenticare, non riesco a dimenticare, per favore. Che ancora oggi mi dispiace il fatto di aver colpito il bollo Penske in quella staccata lì. Mamma mia, che brutti ricordi. Matteo, 8 secondi dalla vetta. Se le polveri si stanno scaldando, almeno da quello che vediamo con Ricky che tampina Topping, potremmo arrivare con una lotta a 5 addirittura, se battagliano selvaggiamente. Vediamo adesso Ricky cosa fa, che prende tutta la scia e va adesso col DRS a passare Topping Kestrel sul dritto. Topping ovviamente saggiamente non è a Teo. Teo intanto fa il giro veloce con la rossa, ovviamente. Occhio, vediamo che Topping si ributta di nuovo in scia. Dovrebbe avere però... per ora il DRS. Non credo. Bene, nonostante l'arte la chicane. No. C'è un detection point solo all'ultimo cura. Quindi è un'unica cosa. Questa è, diciamo, è la cosa che diciamo, non piace in Messico. Topping fa passare anche Michael, che si rimette virtualmente davanti perché Ricky dovrà scontare addirittura 10 secondi di penalità. E dietro stanno arrivando Salvo Foti e Dodò, che piano piano, anche con questa gomma hard, sta cercando di ritornare nel gruppetto di testa. Vediamo adesso, si anche dietro sembra arrivare la Williams, ha messo fuori la Williams, è vero, si avvicina, è vero, 5. Sta volando, sì, però sì, però l'ho visto laggare in una maniera pazzesca, Dodò. Cioè, scusami, Teo. Ugli passa sopra a 8 metri. Vediamo, perché... ma più che altro vediamo quanto ne avrà con questa rossa, perché adesso i primi giri sarà incandescente e poi vediamo se riuscirà poi a rimanere ancora
a fare lo stesso ritmo di prima. Nel momento sembra di esserci, attenzione davanti, salvo Foti con Topping Kestrel, prende la scia e va a passare il pilota dell'Alfa, della Ferrari, e si porta in virtuale seconda posizione barra terza, non lo so per quanto riguarda le penalità, quindi penalità 3 secondi per Salvo Foti, però è ancora lunga la gara, ecco. Mancano ancora 11 giri, c'è ancora tutto il tempo, quindi vediamo un attimo se riuscirà anche a avere il passo per prendere i primi due là davanti. Matteo vede tutto il gruppetto, è tamponato praticamente, sta facendo un tampone, insomma, a Dodò. Matteo, quello qua siamo praticamente matti, qua non si può, e infatti prende tutto il tempo nello snake, vediamo se proverà a lanciarsi, a prendere bene la rincorsa col DRS adesso qui, e vediamo se si andrà a buttare all'interno adesso, attenzione con il lag che è pericoloso, olla, cosa? Anche Dodò infatti non sta capendo dove si trova Matteo, cerca di lì adesso si capisce, olla, no, e si toccano, che peccato per Dodò, peccato, questa diciamo addirittura si fermava i box, quindi secondo me ha anche rotto l'ala, se ne magari va anche a mettere la soft almeno per fare qualche giro divertendosi, sfruttando l'extra grip. Un peccato, l'aggancio è arrivato proprio sotto dove c'è un passaggio per il pubblico tra una tribuna e l'altra, quindi non l'abbiamo visto bene là, però facile da intuire nel cercare di lasciare lo spazio, Dodò che era esterno è stato agganciato al posteriore da Matteo e ha finito in testa contro le barriere. La Mercedes non dovrebbe passare, no sense. Buonasera Max Schill, è vero, tra l'altro è tornato a competere anche Schill, che bello, campione Prime su F1 2017, e non dovrebbe passare, punto interrogativo, non ho sense, sì, ecco, sul dritto conveniva aspettare, aveva talmente tanta velocità in più, e sì, però valla a spiegare, con la voglia di risalire è complicato. Allora, io comunque vedo Teo che sta veramente andando piano, ma molto piano. Credo stia aspettando magari per arrivare alla posizione. Ho capito, però su 30 secondi. Grazie a Stefano che ne guadagna tutto. sì, perché c'ha 30 secondi in confronti di Stefano di vantaggio, più anche c'ha Dodò dietro che adesso sta arrivando con la gomma gialla, però non lo so perché sta andando veramente piano. Rientrando invece Michael nel secondo con Ricky, lo attacca con il DRS all'esterno di curva 1, tira la staccata, Ricky rimangono lì fianco a fianco, il richiamo alla 2, vantaggioso con l'interno per Michael dopo che si erano anche agganciati con la posizione destra di Michael nell'anteriore sinistra di Ricky Best, chiude il sorpasso Michael, fondamentale per Ricky rimanere aggrappato nel DRS, poi vabbè insomma, sì, dovrebbe fondamentale essere, fino a 10 secondi di penalità. Ok, sì, però diciamo che principalmente qua non contano niente, conta più che altro il passo gara, quindi sì. Ricky diciamo un po' esatto, qui Ricky diciamo ci ha fatto anche un po' di vedere anche la settimana scorsa la sua velocità, anche Michael entra con i 3 secondi, da 10 diventano 7 virtualmente. Tanto Dodò ha passato Stefano sul dritto nel rettilineo principale. E adesso Teo sembra essere ripreso, bandiera gialla nel terzo settore, si è girato una volta, questa volta un pip allo stadio prima dell'ultima curva, infatti stanno arrivando i primi due per andarlo a doppiare, non so se un pip ha rotto qualcosa, no, continua, quindi nulla di grave per il pilota Williams, e vediamo adesso qua davanti perché Michael, Ricky, Salvo Foti diciamo ci hanno già fatto vedere un po' di che pasta sono fatti, e soprattutto anche la loro velocità che è stata importante in questo Gran Premio. Poi vedremo ovviamente se nella prossima settimana saranno ancora presenti nel nuovo tracciato, che ovviamente lo scopriremo tra un paio di giorni, prima ancora dovremo vedere domani la 100 e poi il gruppo C dopodomani. Attenzione con Ricky che fa uno slalom incredibile poi all'esterno, qui non ne lascia lo spazio, non lascia ovviamente nessuno spazio per farlo passare, Michael ovviamente correttamente rimane davanti e sì, vediamo se Salvo Foti prima della finale proprio all'ultimo, quindi Ricky è andato prima interno poi esterno, un po' indeciso ma per evitare anche catastrofe. Salvo comunque sta cercando di ritornare almeno per cercare di prendere
questi primi due che se ne stanno un po' dando di santa ragione là davanti. Adesso hanno un whip da doppiare che ovviamente diventa trasparente e speriamo che non vadano a, non vada a intralciare questi due dal DRS a Michael questo è vero, questo è vero, ma dicevo praticamente nel guidato. Oh Ricky, che controllo, signori, mamma mia, adesso DRS per entrambi, quindi per Ricky non è facile passare, rimane solo in scia, solo la scia può dare la potenza in più per passare Michael, ma rimane dietro, frena anche molto prima e ancora una volta studia il pilota Alfa al Aston Martin. Vediamo un po' adesso nel prossimo giro, sicuramente ci riproverà, perché adesso Michael non avrà più il DRS a meno che non si presenti in un altro doppiaggio, ma la vedo veramente difficile perché non ce n'è praticamente uno. Il prossimo dovrebbe essere Tartaruga, che si trova lo Snake, però è a fine Snake, quindi difficilmente lo può prendere in questi due giri. Povero Salvo, che si stava impegnando tanto per ricucire decimo su decimo, anche approfittando dei duelli tra Michael e Ricky, si è preso mezzo secondo sul dritto, visto che entrambi avevano il DRS. Quindi... No, però adesso può usare lui il DRS, perché adesso prenderà il DRS sì, di... Sì, adesso ce l'ha Ricky. Altri 3 secondi. Ehi, a Ricky, 3 secondi! Mi fa ritornare praticamente Cesco la settimana scorsa, che ne ha presi addirittura 12, 18, non mi ricordo quanti ne aveva presi. Però qua ragazzi si raggiunge una penalità, 13 secondi di penalità, quindi addirittura scenderebbe dietro a Teo, forse, non lo so. Attenzione adesso Ricky che va all'attacco di Michael sul dritto e questa volta si rimette di nuovo davanti il pilota Alfa Romeo. Vediamo se, mamma mia che traverso, vediamo se Michael potrà rispondere, uscito forte, leggermente più forte rispetto a Ricky, c'ha la scia, ma Ricky si può difendere col DRS, quindi vediamo, si fa vedere Michael, niente da fare, e questo diciamo non riesce ad aiutare Salvo Foti, perché Salvo ancora in questo momento a 3.9 nei confronti, adesso 4 secondi netti nei confronti di Michael, ecco, anzi dal leader di questa gara, quindi comunque ha perso ancora un po' di più, perché da 2 è passato a 3 secondi e 1. Piccolo recap penalità, poiché abbiamo 13 secondi per Michael, per Ricky 3 per Michael, 6 per Salvo, quindi in questo momento solo Ricky perderebbe la posizione nei confronti di Topping Kestrel, andrebbe alla vittoria Michael con seconda posizione per Salvo e a podio Topping che però si deve guardare dal rientro di nuovo di Matteo Teo con le gomme soft. 11 secondi di penalità per Canino, che non perde la posizione su Tartaruga, 3 per Upi perché non perderà la posizione su Tex. Però bisognerà vedere più che altro Ricky dove, quante posizioni perderà. Stai parlando adesso di Upip, ha preso altri 3 secondi, quindi vanno a 6. Il pilota quindi... Williams, vediamo Michael. Oh, sì, sì, vai. Michael dentro nei confronti di Ricky. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Come ha resistito Ricky all'esterno. Mamma mia, Michael non se l'aspettava probabilmente questa mossa. Riprova a rispondere col DRS. Michael arriva in frenata, vediamo chi avrà la meglio. Michael avrà all'interno e Ricky all'esterno. Oh mamma mia, non ci credo. Mamma mia, lo spinge verso il cordolo e sono ancora side by side ancora. Oh mamma mia, mamma mia. Esterno e adesso diventa interno per Michael, esterno per Ricky. Contatto, lieve contatto. Ringrazio Salvo che in questo momento si riavvicinicchia 2-1. Vediamo se riuscirà a rincollarsi in questo gruppetto. Mamma mia, però, che resistenza di Ricky! Bellissimo. Che mossa! Tutta la pista anche oltre è sfruttata per concedere un minimo, ma davvero il minimo, giusto lo spazio per rimanere in pista con due ruote all'avversario. Quindi, rusticano, ma davvero un bel duello. Piace più che altro per i 13 secondi che dovrà scontare, perché sennò sarebbe stata una grandissima battaglia, però ricordiamo sono pre-season, quindi qua diciamo il risultato finale non conta, lo vedremo più che altro in campionato come si divertiranno questi due. Passa ancora Ricky all'interno col DRS e vediamo se Michael ne prova a rispondere. No, però vediamo se Ricky arriva un pochino lungo. No, addirittura Michael ha sbagliato la frenata. Però si ritorna sotto in questa uscita. Adesso ancora Ricky può opzionare il DRS. È uno scambio di posizioni continuo. Prima passa Ricky, poi passa Michael, poi ripassa Ricky, poi ripassa Michael.
Però comunque Salvo non riesce a approfittare. Ne ha approfittato un pochino adesso con questa piccola battaglia. Beh sì, aveva preso un secondo e mezzo solo per sì. quei ceffoni che si sono tirati essenzialmente alla prima e anche alla seconda chicane. Adesso è arrivato anche Matteo nei confronti di Topping. Speriamo che questo frangente aspetti il retinio principale per andare di DRS ed evitare qualsiasi difficoltà dettata dal lag che purtroppo ha attanagliato tutta la serata del pilota Williams. In sesta posizione, per fare un piccolo recap prima di concentrarci negli ultimi tre giri finali, sesta posizione per Dodo Sereno con una gomma media dopo aver fatto la sosta, Canino in settima, ottavo Tartaruga, nono Upip, decimo Tex. Bravi questi piloti, nonostante tutte le difficoltà stanno facendo chilometri importanti per presentarsi poi alla stagione ufficiale, che insomma partirà tra un mesetto, anche qualcosa di più. Due settimane fai, poi due settimane. No, dai, un mesetto. No, facciamo due settimane così. No. Corriamo subito. Prima Matteo su Topic che ha finito l'Hertz e dovrebbe passare senza troppe difficoltà. Michael in questo giro rimane a 6 decimi, completamente da uno dalla parte opposta all'avversario, e quindi passa senza difficoltà Matteo, che in questo momento è sul podio viste le penalità dei piloti davanti. Righi intanto stava cercando di tirare fuori Michael dal DRS, ci stava riuscendo, solo che poi quando ovviamente Michael ha preso il DRS a pelo pelo è riuscito a ritornare sotto nei confronti di Righi, ma vediamo adesso se Michael riuscirà a rimanere ancora in quel range. Stanno raggiungendo adesso Tartaruga, che si trova adesso all'inizio dello Snake, affronta adesso lo Snake Righi. Vediamo, lo stanno per prendere. Qua sembra che Righi ne ha più, di più rispetto a Michael, perché adesso 8 decimi come prima. Nel giro precedente è arrivato a 9 decimi qui all'uscita dello stadio. La Peppa, che frenata e che drift che ha dovuto fare per cercare di fare questa curva, più che altro per tenerla ancora in pista, perché non è veramente facile in alcuni punti la frenata, soprattutto in questo tracciato. Si è girato Tartaruga all'entrata dei box. Oh no, l'ha persa praticamente all'uscita dell'ultima curva. Sì, infatti ritorna in pista e quindi non era intenzionale entrare in box. Ritorniamola davanti un attimo perché mancano due giri. Salvo Fotti a 2 secondi, ma Michael ha ancora il DRS nei confronti di Righi, che continua a saltellare nei cordoli, su questi cordoli messicani che sono abbastanza pericolosi in alcuni tratti. Michael chiude il DRS addirittura per risparmiare ancora di più batteria, poi per magari provare l'attacco finale nell'ultimo giro. Però principalmente è davanti Michael, perché ha 3 secondi, così come Salvo Fotica ha 6 secondi penalità, ed è dietro, e Righi ne ha addirittura 13. Così facendo comunque dovrebbe essere a podio Righi. Non so se poi Teo sta guadagnando, ma penso proprio di sì, perché ha 8 secondi da Salvo Foti. Credo guarderanno poco le penalità Righi e Michael, considerando quanto hanno battagliato finora, essendo pre-season, cioè la voglia di vincerla in pista. Si prospetta un finale di gara con un duello arrembantissimo. Righi comunque ha un'usura di gomma elevatissima, un giro in più si è tramutato in un 11%, senza apparsa la grafica, insomma, l'impressione marchiata con The Master, e mi sta chiedendo tanto, ecco, all'anteriore parte probabilmente sollecitato in questo tracciato, in particolar modo all'anteriore sinistra. Buonasera anche a Davide su Twitch, come mi hanno risposto alla chat, ma proprio solo su PlayStation, io non so che difficoltà EA in generale nella vita con la programmazione del cross-platform. Purtroppo è così, però vedremo se più avanti ci sarà un'opportunità per anche gli altri che hanno altre console. Intanto rimaniamo un attimo questi ultimi due giri, questo penultimo giro che è appena iniziato con Righi che rimane davanti a Michael, che ancora una volta non attacca. Aspetterà sicuramente l'ultimo giro con Salvo Foti che si riavvicina 1-1, e lì Salvo Foti li vede, li annusa. È vero che non può fare più altro, però almeno cercare di entrare in battaglia per divertirsi nell'ultimo giro ci proverà. Così facendo comunque vedo che Righi dovrebbe scendere addirittura in quinta posizione, quasi con Topping Kestrel. Al podio ci scende, ma non credo che possa arrivare in quarta posizione, forse in quinta, non lo so, vediamo. Ce lo dirà adesso l'ultimo giro, leggermente lungo Righi adesso qui all'entrata del box. Mamma mia che scodata, che scodata. Adesso Michael ci proverà e vediamo se Righi resisterà come ha fatto negli ultimi giri. Si sposta addirittura già subito all'interno Righi,
con Michael che rimane lì. Ehi, forse Michael non attacca anche per sicurezza? Invece prende tutta la scia. Va all'esterno, Michael! Mamma mia, contatto! E Ricky si gira, e Ricky si gira. E arriva Salvo Foti. Arriva Salvo Foti, vediamo se si va a prendere la posizione in pista con nessuno dei due che ha il DRS e nessuno dell'ERS. Ricky si difende, Salvo non attacca, non affonda il colpo e ancora una volta rimane davanti, mamma mia, reggero contatto da parte del due Alfa Romeo. Michael intanto ringrazia e va a cercare di tagliare il traguardo con le due Alfa Romeo che seguono, con dietro Stefano Canino doppiato che sta guardando questi due che se li stanno un po' menando, lo Snake per questi due. Rimaniamo adesso su Michael che va a affrontare l'entrata dei box, cioè scusate, l'entrata dello stadio tornante. Esplodono già i fuochi d'artificio. Penultima curva, ultima curva per Michael che va sul traguardo e va a vincere questo gran premio, questa prima round, questo secondo round della pre-season in Messico, con Salvo Foti secondo, Ricky terzo momentaneo, aspettiamo l'arrivo degli altri, con Teo addirittura che arriva in scodata, quarto posto per Ricky per il momento, aspettiamo anche Toppin Kessler, ma penso proprio che Toppin rimarrà in quinta posizione, infatti lo è per 95 millesimi. È rimasto Salvo, è rimasto Ricky in quarta posizione per soli 40, per 95 millesimi. Mamma mia. Vediamo che dietro addirittura c'è Dodò che è in sesta posizione, che si è girato lo Snake. E fortunatamente comunque hanno preso tutti bandiera perché sono tutti doppiati dietro di lui. Stefano ha preso bandiera, Upipa ha preso bandiera, arriva adesso Tartaruga nell'ultima curva, taglia anche il traguardo, sta arrivando anche Tex. E quindi diciamo che la gara si conclude qui con Michael che vince questo gran premio. E che diciamo che, caro Raffaele, abbiamo visto abbastanza piloti importanti che quest'anno sicuramente non soltanto nella Prime ma anche in Sport ci faranno divertire. Sì, tanto avete avuto adesso la testimonianza di quanto non ho giocato, nemmeno assistito molto a spettatore al gioco, che ho preso adesso il trofeo Occhio di Falco, credo sia qualcosa, assisti una partita in modalità spettatore, queste cose qua. E comunque si vede davvero una bella gara, tantissime lotte in particolar modo per la vetta del GP. Sono felice che Tex, Stefano, Upip, Tartaruga, insomma questi piloti che un po' più in difficoltà hanno chiuso la gara, ci hanno provato. Un po' dispiaciuto, dico per il momento, Rage Quit, magari invece ha avuto qualche difficoltà a casa con la Inter, con la connessione, la disconnessione del Monte Estacoda, è sembrato un po' Rage Quit. E un peccato invece per il ritiro da parte di Leopoldo proprio nel primo giro. Bravissimi i primi 5 in generale, perché anche con strategie miscelate, insomma, colorite in particolar modo per quanto riguardava le gomme, e anche il lag con Matteo Teo hanno messo su davvero una bella gara. Sì, questa è diciamo intanto la classifica di questi 12 concorrenti che hanno partecipato a questa gara. Facciamo 10 perché purtroppo non abbiamo visto in azione il buon con la Inter e anche Leopoldo. Speriamo di rivederli presto anche per la, magari nella prossima gara, o poi anche comunque il più in presto possibile in pista per vedere anche il loro passo e il loro andamento. Direi che siamo ormai ai saluti, Raffaele, non so se poi saranno le interviste oppure no, ma penso che possiamo anche, non so, mi affido a Mark se ci sente, non so. Credo che possiamo dire così, perché nelle ultime non abbiamo fatto intervista, quindi Va bene, probabilmente andiamo a chiedere così. Niente, noi ringraziamo tutti quelli della chat che ci hanno seguito in questo momento e ci continuano a seguire. Ringraziamo anche tutti i piloti, ringrazio anche il buon Raffaele che è rimasto qui con me. Grazie Raffa. Grazie a voi, grazie a tutta la chat, anche a Lopeschi che bisticcia con il vecchio T9. Ovviamente ringraziamo anche Marco Luconi che adesso è andato di là in parte a parlare anche con tutti i piloti che hanno corso questa gara. E noi ci vediamo ovviamente se andremo in live, ci rivediamo sicuramente domani per la gara della 100% con alcuni piloti del gruppo A e del gruppo B, e poi mercoledì in appuntamento con i piloti della 50%, dell'altra 50% del gruppo C. E niente, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona notte a tutti e ci vediamo domani. Ciao! Ciao.